Vlad aveva ragione, non c'era scelta. Niente, una linea dritta. L'illusione arriva in seguito, quando ti chiedi perché io. E se magari, quando ti guardi alle spalle, vedi dei rami come un bonsai sfrondato o un fulmine biforcuto. Se avessi fatto una scelta diversa, non saresti lo stesso. Tu sarebbe qualcun altro a guardarsi indietro e a porsi domande di tutt'altro tipo. Namaste, io sono East Brave e bentornati a un altro episodio di Max Payne 2. Siamo nella villa di Wooden. Tra l'altro, altre citazioni al fatto che è un videogioco, il fatto che abbiamo... Per primo, tu coprimi. Possiamo salvare la partita e rifare le cose in maniera diversa. E subito mi hanno beccato. Parte! Andiamo? Voilà. Negativo. Ho sparato il pisello. Sto per entrare. Dannazione. Dai che entro anch'io. Kalashnikov. Non roba che esplode. Posso entrare anch'io? Ah, dalla porta principale. Va bene. Tra l'altro, i quadri. Fallo saltare adesso! No! Urca! Vieni giù il tetto! Avete finito? Eccolo la sigla di Max Payne. La sbaglia. E poi la fa giusta. Se invece ci spariamo. Ah no, ok, bisogna distruggerlo proprio del tutto. Vabbè, andiamo di qua. Permesso. Spero che lei sta facendo la stessa roba di sopra, ovviamente. Ma è finito? Ah no, quella è Mona. Fatemi passare. Scenderò di sotto. No, rimani qui. Io andrò al primo piano, tu vai al secondo. Ok. Non sono sicuro. Arrivano. Pronti, attenti. Dove siete? Ah, ti ho trovato. Ah, e vediamo l'ultimo episodio di Milord e Milady. Non l'avevo già visto. L'ultima puntata di Milord e Milady è offerta in parte dai prodotti detergenti Cantasmacchia. Cantasmacchia. Fuggì nella notte, dietro di me, nell'oscurità. La magione bruciava come l'aroma di Nerone. Milord Valentine mi insegnò chi ero veramente. Mi mostrò la vita, il significato di essere una signora.
Mi mostrò il mondo che un tempo era nascosto dalle siepi del giardino della mia casa. Mi diede il seme per far crescere il mio bene più grande. Un figlio. Mamma, mamma! Oh. Mio piccolo Valentine. Successe tanti anni fa, ma posso sentire ancora la voce di Milord chiamarmi e dire... Milady. Milady. E quindi sappiamo che ha avuto un figlio. Vabbè, continueremo con altri episodi che sono un po' in giro qua. Dove siete, maledetti? Ah, eccolo là. Io uso lo striker perché sono figo. Possibile salire al piano di sopra? Stiamo dando una mano a Mona, che sta tutto il giro. Super lentissimo. Ah, ce ne sono ancora, vedete? E adesso? Entriamo nel palazzo per cercare Wooden o Vlad. D'accordo. Possiamo entrare? Qua ho fregato sui tempi. Super lentissimo. Adesso non vado in mezzo. Oppa là. Dove pensi di andare tu? Pam, pam, pam. Più o meno ci sei, no? È sempre più lento. Bello che ricarica tantissimo questo. È finito? Clay, mio carissimo amico, non avrei sperato di meglio. Sono così contento di ritrovarci. Sì, signore. Woden e Loro sono nella camera antipanico. Tutto quello che bisogna fare è entrare. Non c'è fretta. Non andranno da nessuna parte. Gli esplosivi sono stati piazzati. Stiamo per fare un'uscita in grande stile. Signor Clay? Le guardie del corpo di Wooden l'avevano tradito e si erano unite a Vlad. C'era ancora tempo. Non l'avevano ancora preso. La camera antipanico era sul retro della villa. Andiamo alla camera antipanico. Mona Sachs e Payne sono già dentro. Sono estremamente pericolosi. Dobbiamo fermarli prima che... Mona era ancora in pista. Eh sì, ma anch'io. No! Butto cose a caso. Era ancora in pista. Indizio sconosciuto. Il finale cervellotico della nostra maratona. L'ultimo episodio di...
indirizzo sconosciuto. Nel poema qualcuno sta di nuovo indossando la mia faccia. Il poeta Poole ha scritto: in questo corridoio di specchi costruito dai bugiardi, sono solamente un pallido riflesso di me stesso. Ero scappato dall'istituto di igiene mentale Fenicottero Rosa. Vagavo senza meta per New York City. John Muir mi aveva trasformato in un assassino. Ero diventato John Muir. Forse lo ero sempre stato. John Muir? Sì, è lui. Ecco John Muir. Benvenuto al prossimo livello. E quindi scopriamo appunto che è davvero John Mira. Andiamo a cercare gli altri? Andiamo a cercare gli altri. Tra l'altro qua si vede anche la camera antipanico e tutto quello che ne consegue. Mettiamoci un'arma un pochino più delicata, dedicata. Qua ci sono ovviamente le robe antipanico e noi andiamo di qua. Ah, l'ho ucciso mentre... alla fine l'ho ucciso lo stesso. Dobbiamo andare di qua, giusto? Wooden è nella camera antipanico, dietro la villa. Bello che andiamo insieme a ucciderci gente a vicenda mentre andiamo avanti. È qua su, ci vediamo lì! Aha, dove andiamo adesso? Di qua. Moriamo cadendo così. E salviamo un'altra volta. Cucù. Spara! Mi hai detto tu di sparare. Ancora qualcuno in giro? Eccoci! Finalmente insieme. Vicolo cieco, dannazione. Vieni, perdi qui. Come fai a saperlo? Mona conosceva la villa, lavorava per Wooden. Vlad mi aveva detto la verità. Che è un problema. Mona, aspetta, fermati. Questo è amore. Quando qualcuno ti tira fuori da un rottame in fiamme e non ci speravi più, eri già pronto per morire. Ti avevo detto di non venire. Il mio lavoro consiste nel sistemare questo casino e tu ne fai parte. Getta le armi. No. Questo è amore. Quando qualcuno, non importa quale prezzo, ti mostra che c'è speranza, una scelta, che puoi gettare la tua. Lo vedi? Non posso farlo. Sei un bastardo.
Questo è amore. L'amore uccide. Oh no. Non vedevo l'ora che vi uccideste a vicenda. Non potete avere tutto. Ero già stato lì. Tabula rasa. Rifiutandoti di morire mi fai sentire un incompetente. Fermo. Mi dispiace. È abbastanza. Sentii un'esplosione nella mia testa. Il proiettile nel mio cervello si spostò quel tanto da diventare letale. E ci vediamo al prossimo finale. Finale, finalmente. Namaste.